Nella splendida cornice di un Bianchelli gremito da un pubblico degno di categorie superiori, la Vigor Senigallia cede in casa nella finale all'Alma Juventus Fano, arrendendosi alla rete realizzata in avvio da un appello e recriminando sui tre legni colpiti nei primi 45 minuti che hanno negato il pareggio ai rossoblù, che poi nella ripresa hanno invece trovato maggiori difficoltà a creare pericoli alla porta avversaria, con i granata bravi a difendere il vantaggio con ordine e attenzione. Il tecnico di casa Clementi ritrova per questa gara capitan Pesaresi e Tomba, che rientrano dalla squalifica, mentre Mosconi, oltre allo squalificato Nappo e Lungo De Genti, Padovani e Capezzani, prima della gara deve rinunciare anche a Broso, direzione affidata al fischietto salentino Totaro. L'Alma non tradisce la sua vocazione e parte aggressiva in pressione sui portatori di palla rossoblù, che le consente di conquistare nel primo giro di lancette un calcio di punizione da buona posizione. Della battuta si incarica Nappello, che col destro sorprende Roberto sul suo palo, firmando il vantaggio granata. La Vigor tenta subito di reagire, ma l'atteggiamento dei ragazzi di Mosconi dopo il vantaggio non cambia. Al quinto proteste granata quando Marini stoppa in area Drolè, gli ospiti reclamano per un mani su cui Totaro lascia correre. Sul ribaltamento di fronte Bartolini trova il varco per mettere in area, mentre il rossoblù arrivano in ritardo all'appuntamento col pallone. La partita è vibrante e va avanti senza un attimo di respiro. La Vigor prende il comando delle operazioni a centrocampo, con il Fano costretto ad arretrare che fatica a contenere, e i rossoblù vanno per due volte vicinissimi al pareggio prima del quarto d'ora. Al decimo Baldini si libera sulla destra e crossa teso, Pesaresi devia di testa mancando di poco il bersaglio. Due minuti dopo lo stesso Pesaresi dai 25 metri lascia partire un destro terrificante che si va a stampare sulla traversa a Bizzini battuto. Superata la sfuriata, l'Alma riesce ad allentare la pressione e torna ad affacciarsi in avanti collezionando una serie di tiri alla bandierina, su cui però la difesa di casa fa buona guardia per poi riaffacciarsi in avanti al ventesimo ancora con Pesaresi che calcia bene in diagonale di destro, Bizzini è reattivo e ribatte in tuffo. La Vigor preme, ma i ragazzi di Mosconi riescono a limitare con maggiore efficacia la spinta della Vigor Senigallia, che cerca di scardinare la difesa granata provando a manovrare per trovare un varco e torna vicino all'1-1 al 29esimo. Cheriota dalla bandierina calcia lungo verso il secondo palo, dove Marini riesce a colpire di testa, il pallone termina contro la parte alta della traversa. I ragazzi di Clementi non si danno per vinti, al 31esimo Baldini serve in profondità Bartolini, sul suo raso terra di sinistro Bizzini non si distrae. Estremo difensore granata ancora sugli scudi al 36esimo quando ferma con una prodezza la stoccata ravvicinata di Cheriota. La palla resta lì, ma gli avanti rossoblù non riescono a spingere la sfera in rete e la difesa granata allontana. L'Alma si fa rivedere un minuto più tardi con un'altra punizione in appello che però finisce sul fondo. Poco dopo è provvidenziale Marini che riesce a chiudere su Drolè in area. La successiva conclusione dell'attaccante ospite finisce sul fondo. Al 39esimo, terzo legno per i padroni di casa, Cheriota mette in mezzo da destra, Schiaroli devia di testa la palla che termina ancora sulla traversa. Pesaresi ci prova in acrobazia, ma Bizzini mura in angolo. La Vigor insiste, ma l'Alma riesce ad evitare altri rischi fino all'intervallo, tornando negli spogliatoi in vantaggio. La ripresa inizia con ritmi meno asfissianti della prima frazione, la Vigor fa la partita, l'Alma agisce di rimessa, ma con il passare dei minuti il paziente giro palla e rossoblù costringe gli ospiti a rintanarsi nella propria tre quarti, riuscendo in questo modo a impedire alla squadra di Clementi di creare palle gol nitide, e anzi, superata l'ora di gioco, è l'Alma a fallire il possibile 0-2 con Zanni che allarga troppo il sinistro da buona posizione. Superata la metà della ripresa, Clementi si gioca il tutto per tutto, togliendo Mancini per inserire Enrico. Mosconi si copre e richiama il fantasista Nappello per far entrare un difensore come Tomassini. La pressione rosso-blu è costante ma sterile e non procura rischi a Bizzini, mentre l'Alma ad andare ancora vicino alla rete a 5 minuti al 90esimo con Zingaretti, che libera un gran destro alla distanza che sibila di poco alto sopra l'incrocio di Roberto. Pur a corto di energie, la Vigor tenta con gli ultimi sforzi di insidiare la porta granata, ma dopo 4 minuti di recupero a festeggiare la vittoria nella finale sono i ragazzi di Mosconi.